Storytime, Evoluzione Radio. Ben ritrovati a Storytime da Antonio Panareo, siamo nello spazio radiofonico di Canale Italia e quest'oggi insieme a me c'è Jacopo Marcato di Parsifal SRL, un giovane imprenditore che si occupa di tantissimi servizi molto importanti legati alle aziende, in particolar modo nell'ambito della comunicazione, ma quando si parla di comunicazione è un termine talmente ampio e generico che poi andremo nello specifico a scoprirlo insieme a lui, non prima però di avervi ricordato le pagine social di Storytime, a partire da Instagram con Storytime _ ufficiale, Storytime Official invece per quanto riguarda la pagina di Facebook. Direi che siamo pronti per iniziare ufficialmente la nostra chiacchierata in compagnia di Jacopo. Benvenuto. Ciao, ciao Tony, saluto a tutti a casa. È un piacere essere qui per me. È un piacere averti qui. Allora, adesso lo possiamo dire, possiamo involontariamente ci siamo trovati, perché noi ci conosciamo, abbiamo avuto percorsi che si sono intrecciati più e più volte, quindi per me è doppio il piacere e ti dirò, sono più emozionato con te che con altri. Sei un volto familiare, magari che con altri che invece conosco in praticamente a ridosso della diretta. Quindi io ti lascerei abbastanza libero da questo punto di vista, so che mi pentirò di questa scelta e quindi ti chiedo innanzitutto qual è stato il tuo percorso, ma il percorso anche di Parsifal? Allora, io ho fatto un percorso professionale di studi, diciamo, che ha toccato tutte le parti un po' dell'arte, partendo da un istituto d'arte con indirizzo orafo, e quindi mi sono appassionato tanto a questo settore. Poi dopo ho deciso di frequentare l'Università di Architettura a Venezia, un po' perché ero intenzionato, un po' perché in realtà non avevo ancora le idee chiare su quello che poi avrei voluto fare, fino a che poi sono sfociato in quello che è l'impresa familiare e sono entrato in azienda. E ovviamente sono stato contaminato da tutte queste cose qua e mi sono trovato a ritagliarmi un ruolo che non esisteva e man mano ho sviluppato delle competenze che ad oggi posso dire di occuparmi di essere un brand manager, insomma, di Parsifal. Certo, ecco, io ho avuto, come dicevo prima, la fortuna di conoscerti quando ancora stavi iniziando. Esatto. Questo percorso di consapevolezza, anche di ideazione, se vogliamo, di questo ruolo. Un ruolo che invece poi oggi è abbastanza sdoganato all'interno di alcune tipologie di aziende. Vogliamo spiegare per le persone che magari hanno meno, diciamo, attitudine o meno conoscenza di questo mondo, di che cosa si occupa Parsifal e nello specifico che cosa fa anche un brand manager? Allora, Parsifal nasce come uno studio grafico, in realtà nasce nel 91, quindi abbiamo ormai 31 anni, e l'ha fondata mio padre e negli anni poi ci siamo sviluppati come agenzia di comunicazione e branding, proprio perché siamo specializzati nella realizzazione di brand e di comunicazione di prodotto. Bene. Sì, dicendo così, comunque è sempre molto vasto il settore. Noi, certo, abbiamo cercato di specializzarsi nel prodotto food and beverage, quindi, certo, nella sua comunicazione, nello studio, nello sviluppo del packaging design. E la mia figura in particolare si occupa di mantenere quelle che possono essere le fila del brand nel suo percorso, perché può essere una figura che può essere interna all'azienda o ben venga se viene magari delegata ad agenzie come la nostra, che possono occuparsi nel tempo di sostenere quella che è la sua comunicazione, perché poi dopo può succedere, insomma, che a volte si perdano degli elementi fondamentali, certo, che potrebbero travisare la comunicazione stessa. Assolutamente, hai fatto bene a precisare un punto, che il brand manager potrebbe essere già all'interno dell'azienda, certo, ma di solito si parla di colossi, perché spesso e volentieri, e non c'è nulla di male, magari la piccola e media impresa tende a fare un po' in famiglia, ecco, diciamo. Ma con Parsifal in realtà stiamo cercando, visto comunque le attività, le aziende che troviamo nel territorio, che, certo, secondo noi sono importantissime, cerchiamo anche di realizzare un percorso di pseudo formazione, in modo che non tutti ovviamente possono delegare, perché ovviamente, certo, è un investimento, però dando dei giusti input a una figura che magari all'interno dell'azienda già si occupa di marketing o comunicazione, può in qualche modo gestire determinate attività e
quello che poi dopo sviluppiamo noi viene consegnato e viene mantenuto da questa figura al suo interno. Certo, e questo è molto importante anche perché avete un ruolo non solamente di consulenza, non solamente se vogliamo di supporto per l'azienda stessa, ma addirittura di educazione, nel senso buono del termine, sia chiaro, per quanto riguarda le persone che lavorano all'interno, quindi a diventare veramente un unico team sia con voi ma con tutti gli elementi dell'azienda al suo interno. Esattamente. Senti, vogliamo dare, ecco, sai che io, tu mi conosci, a me piace la domanda scomoda. Spiegami, dammi 1, 2, 3, 100 buoni motivi per cui un'azienda di food and beverage, soprattutto perché è il vostro core business, dovrebbe affidarsi a Parsifal. O magari se ci sono degli scenari per i quali la vostra consulenza può essere veramente utile e portare dei benefici. Allora, uno su tutti è sicuramente l'expertise che abbiamo abbiamo sviluppato negli anni, ed è quello di conoscere tutte le fasi poi sia del prodotto, quindi della produzione, sia del commercio e anche proprio poi della, parlando di packaging design, di quello che è la stampa e la produzione del packaging. Certo. E quindi questa cosa qua abbiamo visto che rispetto a dei nostri competitor comunque è una qualità che spesso e volentieri ci fa vincere in determinate gare. Va bene. L'altra è sicuramente la trasparenza e la lealtà. Noi, è brutto da dire, però sicuramente è un mondo veramente difficile il nostro, nel senso che ci sono tanti che fanno il nostro lavoro, tanti che lo fanno bene, tanti che lo fanno a modo loro, insomma. E quindi mi piace questo tuo essere diplomatico. E quindi è giusto anche, secondo me, essere trasparenti e leali nei confronti, certo, di quello che può essere un prospect o anche direttamente un cliente. E è giusto prenderlo per mano nel momento dell'offerta, della richiesta e di quello che poi è lo sviluppo, ed è per quello che noi ci teniamo un sacco anche nella fase di progettazione di continuare a tenerselo vicino, perché spesso, certo, poi succede che invece i tempi, anche dilazionandosi, si perde un po' il focus, si perde un po' il contatto. Certo. E si rischia a volte di incrinare quello che possono essere. Sì, incrinare, ma comunque, come hai detto tu, hai usato un termine più che adatto, la dispersione, no? Anche delle idee, delle energie, anche proprio il focus di dove volevamo arrivare, no? Qual era l'obiettivo comune da perseguire. Ecco, dato che hai accennato anche la fase di progettazione, quali sono le fasi, se si possono dire ovviamente nei tempi radiofonici, diciamo che portano poi l'azienda a fare questo percorso insieme a voi? Guarda, noi ne abbiamo fissati tre, che sono le basi del nostro metodo. Uno è la scoperta. Bene. Quindi andiamo a scoprire quelli che possono essere gli elementi anche differenzianti dell'azienda, del prodotto, del brand. L'altra è lo sviluppo, ovviamente, che viene fatto, come dicevo prima, affiancandosi a quello che è il cliente. E il non per ultimo, però nell'ordine cronologico, certo, ovviamente, solo in ordine di apparizione, è il sostegno, e quindi il sostenere le idee e anche non solamente durante quello che è lo sviluppo del brand, ma anche la continuazione di quello, certo, che è la strategia, insomma. Ecco, sì, perché spesso e volentieri, una cosa, correggimi se sbaglio, spesso e volentieri quando si tratta di collaborazioni magari legate proprio al brand o alla comunicazione, si ha quel momento molto forte all'inizio e poi svanisce, sì, no? Sì, invece, sì, è importante per un'azienda essere supportati anche nel lungo periodo, nel tempo, con non solo con la progettazione ma anche, come dicevi tu, con l'ultima parte, che è quella legata proprio al sostegno. E se mi permetti, vorrei sfatare, certo, un mito. Vai. Perché nelle agenzie di comunicazione si dice sempre, cioè sento dire questa cosa da tanti clienti che vengono influenzati dall'esterno, dove magari un percorso con una determinata agenzia ogni tanto va interrotto perché sennò le idee si stagnano. È vero, c'è questo preconcetto. Non è assolutamente vero, in realtà, perché almeno per agenzie come la nostra, che posso vantarmi di non essere per niente grande, nel senso che noi siamo in 5 e poi abbiamo una serie di collaboratori che proprio per quello ci aiutano nel momento in cui dobbiamo fare brainstorming o trovare delle nuove idee. Certo. E in base al progetto, in base alla richiesta, sappiamo a chi chiedere per poter entrare e, insomma, portare nuova linfa. Nuova linfa, sì, riaccendere, certo, anche, no? Certo. Quel fuoco di passione, se vogliamo chiamarlo così. Dato che i tempi radiofonici sono di una cattiveria estrema e hai sentito anche la nostra base che ci ha richiamato all'ordine, vogliamo dare i vostri contatti, che siano fisici, web o social, anzi e social, certo, in maniera tale che chi ci sta ascoltando possa contattarvi per una consulenza. Assolutamente. Allora, noi siamo online, ovviamente abbiamo un sito che si chiama www.parsifal.agency.
sulle principali piattaforme social come Facebook, Instagram, @parsifal.agency e in LinkedIn ovviamente. Benissimo. Jacopo, io ti ringrazio per essere stato con noi, grazie di aver fatto questa bella chiacchierata e questa sorpresa, perché io non sapevo assolutamente che ti avrei avuto come ospite qui a Storytime. Ringrazia anche il tuo team, in particolar modo tuo papà, al quale sono anch'io legato molto da tantissimo tempo, e veramente sono molto contento di risentirvi, di rivedervi, di sapere che le cose stanno sempre più migliorando, si stanno sempre più evolvendo oltre che migliorare, e vi auguro veramente tutto il meglio. Grazie mille ancora a tutti quanti. Grazie, e alla prossima. Storytime ritorna nello spazio radiofonico di Canale Italia. Io sono Antonio Panareo. Storytime è il luogo dove tutte le storie prendono voce e prendono vita. Storytime, evoluzione radio.